Dear Day, il numero 7, questo qua, il ritorno. Più di 50 trattori in parata, almeno 10.000 le persone che hanno voluto intervenire al grande festival agricolo del nord Italia. Ma cos'è il Dear Day? Il Dear Day è nato come un'idea di fare una prova, di fare non la solita prova in campo con i trattori, ma di fare una cosa diversa, di dare un tono molto più empatico, di dare un senso di appartenenza, di dare un senso di orgoglio a chi fa agricoltura. Come consorzio agrario, essere qui presenti per noi è estremamente importante, con un marchio importantissimo come John Deere. Organizzata così, credo che in Italia, osiamo dire anche in Europa, ma non è per vanto, ma è perché così premiamo anche lo sforzo di tutti quelli che organizzano questo evento. Una parata con così tante macchine, tutte in fila, è emozionante. E in effetti l'esibizione muscolare di questi bestioni da 600 cavalli non poteva lasciare indifferenti. Grande potenza gestita però con disarmante semplicità, attraverso un touchscreen intuitivo, come un comune smartphone. Che cosa ti permette di fare? Di memorizzare un cliente, memorizzare un campo. C'è stato un grande sviluppo nel settore della telemetria, dell'utilizzo dei sistemi satellitari per lavorare in agricoltura in modo efficiente, consumando meno risorse, essendo più precisi e assicurando una migliore qualità del prodotto finale. In questa edizione ai tradizionali colori giallo-verde è stato affiancato il rosa. Si è voluto infatti premiare l'abilità di giovanissime truck driver come forma di doveroso riconoscimento al ruolo del femminile in agricoltura. Ilaria, vengo da Loreggia, in provincia di Padova. Angelica Muscari, ho 27 anni e vengo da Parma. Un'azienda, quasi un'azienda su tre ormai è condotta da una signora, da una ragazza, e secondo me danno all'agricoltura una declinazione diversa di quella che dà il maschio, danno una declinazione che è un'agricoltura più sostenibile, che è più sociale, che è più biologica, che è più etica. Nome? Camilla Guarato. Quanti anni? Ho 19 anni. Sono Elena Riva, ho 23 anni, vengo da Vicenza, sono contentissima di essere qua oggi e di aver avuto questa possibilità e di portare avanti anche la forza, insomma, femminile in questo settore.